tutti. Entriamo nel merito, con questo video, di ciò che si può e si deve senz'altro considerare come conoscenza più elevata o più profonda, se vogliamo, e vera delle cose del mondo. Conoscenza, però, affatto diversa da quella che abbiamo analizzato nei video precedenti. Conoscenza che si distacca e va molto al di là delle leggi del principio di ragione. Conoscenza che non è più fisica, in quanto mostri una realtà fatta di apparenze, ma più specificamente spirituale o metafisica. Abbiamo studiato nel terzo video che la conoscenza data sotto il principio di ragione è sempre e solo sottoposta al servizio della volontà. Essa è generata dalla volontà, che, oggettivandosi nell'animalità per i suoi accresciuti bisogni, prende coscienza di sé, creandosi un cervello, il quale ora, come strumento della volontà medesima, gli fa comparire un mondo colorato, pieno di forme, odori, sapori e di oggetti materiali tangibili. Essa è conoscenza del mondo della necessità e non può che dare sempre e solo relazioni tra le cose. È una conoscenza relativa e condizionata che riguarda il mondo delle apparenze, i fenomeni, la cui essenza si riduce a pure relazioni. In breve, è una conoscenza di una realtà fenomenica che ci fa vedere il mondo fisico sfaccettato nella sua molteplicità. Questo è ciò che ci dà la conoscenza di quello che sempre diviene e mai è, come Eraclito o Eraclito e il divino Platone non si sono mai stancati di ripetere. Cioè, in sostanza, è conoscenza che esperisce quel flusso continuo, intima essenza di tutte le cose, che appunto lo stesso Eraclito aveva degradato ed evidenziato con il suo Panta Rei. Attraverso la conoscenza regolata dal principio di ragione, noi ci relazioniamo con il mondo e vediamo il mondo stesso separato in infiniti esseri di infinite forme, che nascono e periscono con le loro caratteristiche individuali, uniche ed irripetibili, e noi stessi ci concepiamo come individui diversi e separati dagli altri, poiché siamo effettivamente tali nel manifestare la nostra individualità, essenza stessa di tutte le cose del mondo. Ora, ogni conoscenza che si basa su questo principio non può mai prescindere dal soggetto e dalle sue forme dell'intelletto, ed essendo condizionata dalla volontà, sarà sempre un qualcosa che non potrà mai dare una conoscenza oggettiva del mondo, intendendo per conoscenza oggettiva ciò che si distacca dall'arbitrio del soggetto. Infatti, abbiamo visto dalla critica della ragione pura di Kant e dall'analisi della teoria della conoscenza di Schopenhauer che la relazione soggetto-oggetto è necessaria ed inseparabile, ed i due elementi si presentano in una mutua dipendenza, pur nella loro inevitabile contrapposizione, ovvero sono un'unità nella dicotomia o dicotomia nell'unità. Questo fa sì che la realtà empirica, cioè il mondo fisico, possa coesistere con l'idealità trascendentale, cioè a dire con le forme a priori della mente del soggetto conoscente. Dunque, il mondo fisico si dà per quello che effettivamente è, cioè fenomeno. Ora, è stato messo in risalto che la coscienza umana si manifesta in una tripartizione nella sua relazione col mondo. Abbiamo innanzitutto la sensibilità, le affezioni dei sensi, poi l'intelletto, il quale riferisce ad una causa tali affezioni e fa comparire un mondo esterno. Attenzione, fa comparire significa che non crea il mondo esterno, quindi l'intelletto non è il creatore del mondo, bensì colui che lo legifera, il legislatore, ovvero colui che ordina in un certo qual modo i dati che riceve. Dunque l'intelletto non ha alcun potere e noi, questo mondo, così come lo esperiamo insieme alla nostra individualità, al nostro corpo, ce lo ritroviamo anche nostro malgrado. Pertanto l'intelletto intuisce oggetti nelle loro reciproche relazioni e con il nostro corpo, intuendo anche le loro complesse relazioni causali. Ed infine abbiamo la ragione con i concetti, che crea formalismi, schemi, fa calcoli,
produce modelli, paradigmi, con i quali rende intelligibili e universalizza i fenomeni con il sapere astratto, con il sapere scientifico, combinando tra loro concetti attraverso l'analisi e la sintesi. La conoscenza, anche quando si fa astrazione, e farà quindi scienza, ci parlerà sempre e solo di relazione, di relazioni soggette a leggi e a forze, che rimarranno sempre un qualcosa di inesplicabile, per quanto le si possa dare un'intelligibilità matematica con formule astratte, calcoli e schemi. Ma l'inesplicabilità, infatti, è il carattere peculiare di ogni forza, per quanti giri si facciano nel cercare di ricondurle a spiegazioni note. Ma il noto stesso, cioè ciò che è notorio, se subordinato ad un concetto più chiaro e più profondo, si trasformerà inevitabilmente sempre in qualcosa di ignoto, e così via, fino a giungere al mistero complessivo del mondo. Ogni scienza, infatti, procede secondo valutazioni esterne, di superficie, analizzando i fenomeni secondo il loro verificarsi rispondendo a leggi, che poi formula e trasferisce sul piano astratto, dandole una logica ed un'intelligibilità tale da poter padroneggiare codesti fenomeni. Ma appunto perché ogni scienza prende come filo conduttore l'intelletto in una delle sue forme del principio di ragione, come abbiamo già visto precedentemente, avrà sempre solo a che fare con queste forme, definite da Kant a priori, perché abbiamo riconosciuto che l'oggetto ed il soggetto sono correlati necessari ed inseparabili, sono la forma primaria stessa della conoscenza circoscritta nella rappresentazione. Dunque, ogni sapere, sia esso pratico o teorico delle scienze, è e rimane un rappresentare, sebbene, nel caso astratto della scienza, esso si dia ad una potenza e ad una chiarezza maggiore. L'astrazione, infatti, è l'ultima facoltà della mente umana, che permette di padroneggiare il sapere, ed è in questa mente che riposa la sua essenza. Dunque, è un qualcosa in ultima analisi che non può che ricadere nel soggettivo, come correlato essenziale dell'oggettivo. Ed è meraviglioso constatare che perfino un grande scienziato del Novecento, ovvero Albert Einstein, che non era un filosofo, bensì un estimatore della filosofia, sia riuscito a prendere chiara coscienza di questa verità. Ed io qui non posso trattenermi dall'inserire un clip di 2 minuti e mezzo molto pertinente e interessante, che per la chiarezza del contenuto non lascia adito a dubbi. Questo clip è tratto da un video più lungo che consiglio a tutti di vedere, intitolato Relativamente a spazio e tempo, video nel quale il compianto professor Enrico Bellone, fisico, filosofo e storico della scienza, presenta una lettera che Einstein verso la fine scrisse al matematico e filosofo Solovin. C'è uno schema in questa lettera con cui Einstein spiega sinteticamente ed in maniera intuitiva che cos'è la scienza e come procede. Ma sentiamo Bellone. C'è un disegno in questa lettera. State attenti. Qui c'è un segmento orizzontale battezzato E. Vuol dire esperienze immediate, è la base empirica. Qui sopra c'è un circoletto A, gli assiomi, i punti più alti di una teoria. E Einstein dice: la salita dalla base empirica sino agli assiomi non è un processo logico. L'induzione dagli esperimenti agli assiomi è un qualche cosa di intuitivo, di extralogico, di psicologico. Poi quando siamo a livello degli assiomi possiamo dedurre, e qui la logica è importante, degli enunciati speciali, chiamiamoli SS', S', che sono risultati, sono deduzioni matematiche dagli assiomi. E scrive Einstein:
Questi enunciati, gli S, possono anche pretendere di essere veri. Come facciamo a dirlo? Li confrontiamo con la base empirica, ma questo è un processo privo di logica. Siamo molto liberi. Ma allora che cos'è la scienza? E questa è la razionalità che ha in mente Einstein. Sì, è questa la razionalità. Dice, in fin dei conti, il rapporto che c'è tra gli S e la base empirica, da un punto di vista pragmatico, è più sicuro della salita verso gli assiomi. Ma tutti i giochi si fanno qua sopra. Si passa da una teoria all'altra, all'altra, all'altra. È il mondo delle idee. È il mondo delle idee con il quale noi modelliamo la natura, perché abbiamo categorie che sono abbastanza standard. E qui fece l'elogio dei grandi filosofi del passato che egli amava. Ecco, questo era Einstein. C'è da dire comunque che tutto ciò egli lo ha riconosciuto alla fine dei suoi lavori, poiché se lo avesse fatto all'inizio, molto probabilmente i suoi studi avrebbero avuto un tutt'altro indirizzo. E la relatività, nelle sue conclusioni teoriche avanzate, avrebbe acquistato un ben altro significato. Un significato che sarebbe stato inglobato in una filosofia, come tale dai confini più vasti che non l'angusta fisica. Egli non poteva farlo all'inizio, poiché avrebbe compiuto un atto di abnegazione di sé e della stessa fisica, la quale sarebbe collassata all'interno della metafisica. Ma noi siamo felici di vedere che un grande scienziato, sicuramente il più grande del XX secolo, il quale oltre a conoscenze fisiche vantava anche un bagaglio di conoscenze filosofiche, abbia riconosciuto una grande verità filosofica, una verità difficile da capire solo nel nostro mondo occidentalizzato, ma semplicissima in sé se solo si abbraccia il punto di vista millenario delle profonde e sublimi dottrine orientali. Ora, ciò che va cercato non è il paradigma che si debba adattare al fenomeno o all'esperienza empirica, ma la comprensione e possibilmente il significato intimo di questa esperienza, cioè quel quid superiore che scavalchi ogni relazione, ogni relativismo e che rimanga immutabile ed eterno in se stesso. Sono infatti le cose fisse che interessano e ci dicono l'essenziale del mondo, che fanno la vera conoscenza, poiché sicuramente più significative. A questo nucleo intimo non può arrivare la scienza, ed invero il giungervi non è neanche il suo scopo. Perciò la verità scientifica non è e non può essere una verità oggettiva, per quanto universale, poiché è fondata sull'astrazione, e la scienza non può avere l'ultima parola su verità universali più ampie. La scienza, tra l'altro, non sarà mai teorica in senso proprio, ma avrà sempre un indirizzo direttamente o indirettamente applicativo. La teoria riguarda la filosofia, che anch'essa aspira però alla sua realizzazione pratica, ma in un senso morale, non fisico, cioè in una direzione opposta al mondo, poiché la sua è una conoscenza volta a ribaltare quella fisico-materiale, che con la critica la svaluta come semplice apparenza. Dunque, a rigori, di puramente teorico non vi può essere nulla nelle conoscenze umane, di modo che conoscenza teorica risulti una contraddizione in termini. Ora, poiché lo scopo della scienza è di descrivere e spiegare il mondo in cui viviamo, Einstein, per esempio, se fosse riuscito a definire la molteplicità della natura entro i termini di una singola armoniosa teoria, come voleva fare, avrebbe raggiunto la sua meta più elevata. La scienza infatti va alla ricerca della spiegazione, ma il significato della parola spiegare è molto limitativo e problematico e non può essere confuso con il comprendere ciò che si cerca di fare con la filosofia. Invero la scienza non può ancora comprendere cosa siano l'elettricità, il magnetismo, la gravità ed in genere tutte le forze della natura che si oggettivano a gradi sempre più elevati per arrivare fino all'uomo. I loro effetti certamente possono essere misurati e predetti, ma per quanto riguarda la loro natura fondamentale, lo scienziato moderno nulla sa più di quanto era noto a Talete di Mileto.
Anche molti fisici moderni escludono che l'uomo possa arrivare un giorno a scoprire la vera essenza di queste forze misteriose. Al momento presente dobbiamo domandarci se lo scienziato sia in qualche modo in vero contatto con la realtà o possa sperare che ciò avvenga in futuro. I fattori che primi condussero i fisici a non avere fiducia in un universo meccanico funzionante, tranquillo e senza scosse, apparvero già nell'invisibile regno dell'atomo e nelle profondità degli spazi intergalattici. Per descrivere questi fenomeni quantitativamente, furono inventati due grandi sistemi che furono sviluppati tra il 900 e il 1927, ovvero la teoria dei quanti, che tratta delle unità fondamentali della materia e dell'energia, e la teoria della relatività, che tratta come un tutto lo spazio, il tempo e la struttura dell'universo. Ambedue sono ora considerate come le colonne portanti del pensiero fisico moderno. Ambedue descrivono fenomeni nei rispettivi campi in termini di coerenti relazioni matematiche. Esse, per esempio, forniscono equazioni, le quali con grande precisione definiscono le leggi che governano la radiazione e la propagazione della luce. Ma il vero meccanismo per cui l'elettrone irradia luce e per il quale la luce è propagata attraverso lo spazio rimane uno dei più grandi misteri della natura. Allo stesso modo, le leggi che governano il fenomeno della radioattività permettono agli scienziati di predire che in una certa quantità di uranio un dato numero di atomi si disintegra in un dato tempo. Ma proprio quali atomi si disintegrino e come essi siano scelti per essere distrutti, questi sono problemi ai quali per il momento non si sa dare una risposta. Così dicasi per lo scabroso problema della doppia natura onda-particella della luce e dell'elettrone. Ora, nell'accettare una descrizione matematica della natura, i fisici sono stati obbligati ad abbandonare il mondo comune dell'esperienza, il mondo della percezione dei sensi. Ma malgrado tutti i progressi fatti nelle scienze matematiche, l'abisso fra l'uomo osservatore e il mondo cosiddetto oggettivo della descrizione scientifica si fa sempre più profondo. Non ci dobbiamo quindi meravigliare se i primordiali misteri della natura risiedano nei regni lontanissimi dall'uomo, prigioniero dei suoi sensi limitati, e neppure che la scienza, incapace di descrivere l'essenza della realtà con le semplici metafore della fisica classica, possa essere soddisfatta solo da ciò che può essere rivelato dalle concezioni matematiche. La barriera fra l'uomo, il quale scruta attraverso le limitate capacità dei suoi sensi, e qualsiasi realtà oggettiva possa esistere, è diventata quasi insormontabile. Infatti, ogni volta che egli tenta di penetrare e scrutare nel reale mondo oggettivo, cambia ed altera il meccanismo di esso per il solo fatto di doverlo osservare. E quando tenta separare questo mondo reale dalle percezioni dei suoi sensi, non gli rimane che un misero schema matematico. Egli dunque si trova nella posizione di un cieco, il quale tenta di discernere la forma e la struttura di un fiocco di neve, ma evidentemente appena lo tocca con le dita o con la lingua, questo si scioglie. Un elettrone, un fotone, un'onda di probabilità non possono essere visualizzati. Essi sono semplici simboli, utili per rappresentare le relazioni matematiche del microcosmo. Se noi domandassimo ad un fisico moderno perché la fisica impiega metodi descrittivi così incomprensibili, egli ci potrebbe rispondere perché le equazioni della fisica quantistica definiscono più accuratamente di ogni modello meccanico il fenomeno fondamentale che oltrepassa i limiti della visione. In altre parole, tali metodi funzionano per la pratica, come provano le diavolerie tecnologiche moderne e come hanno provato in modo spettacolare i calcoli che hanno condotto alla bomba atomica. Il fine del fisico pratico è quindi quello di enunciare le leggi di natura in termini matematici sempre più precisi. Mentre i fisici del XIX secolo si figurarono l'elettricità come un fluido e, seguendo questa metafora, svilupparono le leggi che hanno condotto alla nostra era elettronica, il fisico del XX e del XXI secolo rifugge da tali metafore. Egli sa che l'elettricità non è un fluido, sa che i pittoreschi concetti quali onda e particella
mentre servono di guida a nuove scoperte, non possono essere accettati come una vera rappresentazione della realtà. Già Werner Heisenberg era conscio che l'unica realtà sta nel processo di osservazione e sui suoi risultati. Le particelle elementari non hanno lo stesso grado di realtà, ma hanno solo delle potenzialità ed il loro stato è indeterminato fino all'atto della misura. Heisenberg e Pauli rifiutarono, in opposizione a Bohr, qualsiasi tentativo di schematizzazione e visualizzazione di modelli atomici, perché producono solo contraddizioni. Heisenberg sviluppò la teoria della meccanica quantistica in modo astratto con il metodo delle matrici. Ora, nell'astratto linguaggio della matematica, il fisico può descrivere come si comportano le cose anche se non le conosce, ed in realtà non gli importa di conoscerle. Poiché lo scopo della scienza è quello di spiegare il mondo in cui viviamo come un tutto e nelle sue singole parti, è indispensabile che lo scienziato sia materialista e razionalista nel contempo ed abbia fiducia nell'armonia della natura e nell'esistenza della natura indipendentemente dalla percezione di un soggetto che la contempli. Einstein, per esempio, non ha mai fatto mistero di ciò. Egli era un realista convinto. Ora, le scienze moderne, seguendo un po' certe concezioni olistiche delle antiche dottrine orientali, ci dicono che il mondo è un ologramma, ci dicono che tutto è vibrazione, ci parlano di frequenze, di onde, di stringhe, di universi paralleli a infinite dimensioni, eccetera. Ma non vedono, poiché non è il loro compito, quest'altra verità, cioè che il mondo ha una sua realtà nel dolore, nella sofferenza, nella finitudine e nella morte di tutte le cose e di tutte le creature. Si parla di universo relativo, di universo olografico, di covarianza dei sistemi, di equivalenza dei sistemi di riferimento che si muovono con velocità costante uno rispetto all'altro, di forze apparenti, eccetera. Ma chi conosce la verità intima del sistema è colui che ci vive dentro. Infatti, le forze possono pure essere considerate come apparenti, e si può pur geometrizzare tutto l'universo ed anche se stessi, ma il dolore, la sofferenza fisica e morale, è un fatto che è lasciato a colui che la vive di persona. Questo ci porta evidentemente ad un altro ordine di cose. Ci guida su un piano morale, cioè alla verità oggettiva, a cui solo la filosofia, intesa seriamente come un tutto, può e ha il dovere di innalzarsi ed il cui campo deve essere lasciato alla sua libera indagine. Bisogna aver chiaro che la scienza oggi, per quante aree si dia, parlando di ufficialità, trincerandosi dietro l'autorità e l'autorevolezza, eccetera, non può arrivare ad alcuna verità oggettiva. Anzi, l'oggettività non è un qualcosa che la riguardi e non può pertanto essere messa sul trono della filosofia, né può prescinderne, ma deve riconoscere il rapporto di parte a tutto che ha con quest'ultima. Già i grandi critici del Novecento, come Karl Popper e soprattutto Thomas Kuhn, hanno ampiamente messo in evidenza che le scienze procedono per stravolgimenti, rivoluzioni, rovesciamenti di schemi, passando di paradigma in paradigma, eccetera. E quello che era vero ieri non è più vero oggi, così come quello che è vero oggi non sarà più vero domani. Perciò, chi cerca la verità, quella autentica ed elevata, non potrà mai fare affidamento alla scienza, ed invero la scienza non si pone nemmeno il problema di ricercare la verità. Ben diverso è il discorso con la filosofia. La filosofia deve scendere in profondità. Essa non può e non deve accontentarsi dei semplici risultati scientifici, né chiudersi in angusti confini di discipline particolari, come sta avvenendo da un secolo a questa parte, poiché sarebbe il suo fallimento e lascerebbe scorrere una verità molto più seria, ovvero la grande verità che ci lascia scorgere il bagliore di una realtà profonda, sebbene anche qui solo in maniera nebulosa e per archetipi. Avendo constatato che la nostra conoscenza dell'universo è un semplice residuo di impressioni, oscurato dalla imperfezione dei sensi, non è difficile rendersi conto
di quanto sia senza speranza la ricerca della realtà se si procede sulla via esterna, cioè su quella fisica, su quella materiale. Se nulla esiste, salvo quanto si può percepire, il mondo dovrebbe necessariamente dissolversi in un'anarchia di percezioni individuali. E bisognerebbe dunque dare ragione al sofista Protagora, il quale asseriva giustamente che il mondo è così come appare ad ognuno e l'uomo è la misura di tutte le cose. Tuttavia, solo in questo Protagora ha ragione, in quanto come esponente della sofistica egli non vedeva oltre la retorica. Dunque egli ha ragione solo in quanto ne considera la superficie delle cose, cioè i dati sensibili e quelli universali, che nascono dalla facoltà astraente prerogativa della mente umana. Cioè, solo in quanto il mondo cade sotto la coscienza del soggetto che si rapporta all'oggetto, in quanto appare nella sua fisicità, nel suo essere fisico, quindi in relazione all'osservazione che fa scienza. Ma fortunatamente, 2500 anni fa, ad Elea, il pensatore, filosofo e naturalista Parmenide, definito da Platone uomo venerando e terribile, definì due concetti, aletheia e doxa. Aletheia è la verità, qualcosa di indubitabile, di assolutamente sicuro, che non può essere negato, che sarà sempre così e che la ragione deve necessariamente riconoscere. Doxa è l'opinione, non importa se corretta o errata, non importa come costruita, ma appartenente a chiunque la concepisca. Dunque si capisce a priori, ovvero va da sé, che la filosofia non può essere doxa e disperdersi in relativismi sfrenati di opinioni per di più senza giudizio, come si formano di norma. Ma essa è aletheia, non propriamente in senso parmenideo, ma più specificamente platonico. Certamente noi ci accorgiamo, guardando anche solo la storia dell'uomo, che di fisso e di immutabile nel mondo fisico non ci può essere nulla, poiché la materia stessa, nel suo farsi oggetto, è attività. Tutto scorre, tutto nasce e perisce, tutto si corrompe per scomparire nel nulla della morte, nell'alternanza con la vita. La materia è azione, si risolve nel moto, è dunque pura causalità, un fluire continuo, e vita e morte sono i due fuochi del piano ellittico su cui ruota il mondo, su cui ruota la vita in generale, mossa in definitiva dall'istinto sessuale della riproduzione. Tuttavia, le cose che variano in questo nostro mondo, tutto questo fluire, tutto questo scorrere, sono passibili di una decifrazione e presentano, per così dire, al loro interno, al loro fondo, un qualcosa degno di nota. E anche la nostra vita non può essere considerata alla fine un semplice fenomeno passeggero che non lasci alcuna impronta su di noi, che non ci lasci scorgere nulla di significativo e coerente nel suo complesso e nel suo nucleo intimo. Infatti non è il ragionamento di Protagora e tutto quello che si è detto riguardo le scienze ciò che ci mette nella giusta disposizione d'animo per fissare l'attenzione su quel quid oggettivo, su quella aletheia di Parmenide che si trova a fondo delle cose. In verità, al di là del principio di ragione che Kant ha analizzato e Schopenhauer semplificato e corretto, ogni uomo ha a che fare con la propria interiorità, con il proprio cuore, con la propria coscienza, con i propri sentimenti. È qui che l'uomo può e deve guardare. Che cosa trova? Trova se stesso, la propria umanità. Siamo già in contatto con quel quid oggettivo del mondo che stiamo cercando? Io direi non ancora. Guardando ognuno all'interno del proprio sé, ritrova la sua individualità, le sue particolari emozioni, le sue tendenze specifiche, cioè il suo carattere o la sua psiche. Dunque, siamo ancora sotto l'influsso della soggettività, vincolata alle relazioni. Ma qual è allora la maniera di conoscenza che studia ciò che sta fuori e indipendente da ogni relazione, cioè la sola cosa essenziale del mondo, la vera sostanza dei suoi fenomeni non soggetta a nessun mutamento e quindi in ogni tempo valida? In breve, come si fa a giungere ad un tipo di conoscenza oggettiva
e possibilmente illuminante. Per arrivare a questo modo di conoscere, in verità, bisogna innalzarsi al di sopra dell'individuo, compiere cioè una sorta di espansione della coscienza, in modo da staccarsi dalle miserie e dai limiti della propria individualità, per raggiungere quanto vi è di più ampio, di più puro e di più reale e farsi un tutt'uno con esso. Questa operazione è potenzialmente data a tutti, ma in molti è allo stato larvale, mentre è semplicemente l'opera che compie il genio, in particolare il genio artistico, cioè quel personaggio straordinario che la natura avaramente fa nascere al massimo uno ogni secolo nel suo campo specifico e che, innalzandosi al di sopra del mondo, riesce ad afferrare la realtà suprema, più concreta di questo mondo, e a comunicarla a tutti. Realtà che ognuno di noi può riconoscere più o meno intensamente a seconda del suo valore interno e del grado di consapevolezza raggiunto. La conoscenza del mondo, che il genio raggiunge in virtù di tale operazione di espansione interiore, a lui del tutto naturale e specifica, assume un valore profondamente diverso e si può dire antagonista rispetto a quella che noi abbiamo abitualmente in quanto individui. Questa conoscenza non è più fatta di relazioni, non è più in opposizione con l'oggetto, ovvero in eterna lotta con esso, ma si integra ad esso, si pone in armonia con esso. In tale stato, il genio vede l'oggetto in quanto emotivamente rappresenta il suo sé più profondo e reale. Condizione questa a cui ci si può elevare solo per brevi momenti, in cui si realizza uno stato di coscienza superiore, che si può definire la vera condizione del genio. Il genio, epiteto per la verità che spetta solo all'artista, è colui che si identifica e si fa tutt'uno con l'oggetto dell'arte. Egli, attraverso un'operazione di spersonalizzazione, si fa oggettivo, perdendo la propria individualità ed espandendosi nel capolavoro artistico, quale sua espressione massima, diventando egli e il capolavoro un'identica cosa. Lui e il capolavoro si fondono in un tutto armonico che scavalca la dimensione spazio-temporale per illuminare il mondo e l'umanità. Questo stato non si verifica tutti i momenti, e siccome questa condizione richiede un'enorme energia, che non si acquisisce con propositi volontari, ma si genera, per così dire, da sé, essa non può aversi sempre, ma solo in rare occasioni in cui l'individuo cade, per così dire, in uno stato di trance. È come posseduto da un demone, da una musa che lo ispira, come diceva Beethoven quando avvertiva il suo genio. Terminata questa condizione, egli ritorna nell'individualità con la sua personalità ed è come gli altri, se non al di sotto degli altri, dal punto di vista creativo ed intellettivo. Tra questo stato e l'individualità c'è una vera lotta, si forma un vero e proprio antagonismo, tale che l'uno disturbi ed offusca l'altro. Quando si è in una condizione, non si è nell'altra. Questo fa sì che la condizione di genio sia uno stato affine alla follia, come riconosciuto da molti, così come in ogni follia c'è un pizzico di genialità. Se noi rimaniamo nel nostro individuo, non possiamo che vedere le cose dal nostro punto di vista, sempre solo soggettivo, sempre solo sotto l'influsso del nostro intelletto intuente, della nostra volontà. Ogni visione oggettiva in questo senso ricade inevitabilmente sul soggettivo,
che Kant ha già dimostrato essere in relazione essenziale con esso. Per contro, la relazione con l'oggetto che si ha nella condizione di genio diventa reale, armoniosa e soprattutto mostra non una relazione di due cose differenti che si pongono una in contrasto con l'altra, ma un'unione, o meglio un'unità, poiché non ci sono effettivamente due cose, ma una. E il genio e l'arte entrano, per usare un termine mutuato dalla fisica quantistica, in risonanza. Questa relazione che stiamo qui esaminando, questo perdersi nell'oggetto, è in realtà una visione spirituale che coinvolge emotivamente e riguarda la parte intima e vera di noi stessi. C'è un'aspirazione della natura più profonda che si riversa nello sviluppo a gradi sempre più elevati e perfetti delle sue forme che arrivano fino all'uomo, fino all'essere umano. Ora si ha che questo tendere, questa aspirazione ad oggettivarsi sempre più chiaramente e coscientemente, fa sì che la natura porti l'uomo a dischiudere l'oggettività delle cose in una prima fase nella visione un po' oscura di ciò che si mantiene immutabile nel tempo e che Platone ha rivendicato all'idea. Ed in una seconda fase, nella visione un po' più chiara, che si rivela in una dimensione morale metafisica, che sempre Platone ha riconosciuto nell'idea del bene. L'idea platonica deve essere concepita come una realtà trascendente rispetto al mondo dell'esperienza, cioè separata, perché i caratteri che l'idea possiede, ossia quelli della universalità, della immutabilità, dell'eternità, non coincidono con i caratteri della realtà empirica, che Platone correttamente degrada ed evidenzia come costituita da un continuo fluire, da un continuo mutare. Bisogna però fare attenzione a non fraintendere questa trascendenza, come è accaduto talvolta a cominciare da Aristotele. Aristotele, pur sottolineando con molta decisione la trascendenza delle idee, a volte tende a farne quasi degli individui separati da quelli sensibili, egli stesso usa l'espressione dei sensibili eterni. Questo non è il senso che Platone ha infisso all'idea, perché l'idea non è una realtà individuale, non è una realtà sensibile e quindi non può essere concepita come una semplice riproduzione a livello intelligibile di ciò che esiste nel mondo dell'esperienza. Le idee non sono neanche da confondere con i concetti a priori di Kant, ovvero con le categorie mentali. Nei dialoghi di Platone, infatti, ci sono passi inequivocabili che mostrano come l'idea è qualche cosa che viene veduto, che viene intuito. La stessa parola idea indica realtà vista e richiama il termine tedesco Anschauung, visione. Implica cioè la visione di un oggetto che però non può appartenere alla realtà sensibile, né può avere con essa una relazione causale. Ma è un oggetto che va visto con l'anima, per così dire. Quindi siamo già a metà strada dalla mistica. L'idea platonica, infatti, è quell'archè di natura spirituale, universale, che sempre è e mai diviene. È una forma grandiosa che esce fuori dal mondo sensibile e di cui tutti gli elementi della natura, compreso l'uomo, partecipano. L'idea non è nemmeno causa delle cose sensibili individuali. L'idea è, per così dire, quell'elemento metafisico che rimane fermo quando tutte le cose fisiche che nascono e periscono ne partecipano attraverso il loro ordine fisico che si pone in un certo senso in un enigmatico, misterioso ed in ultima analisi inesplicabile contrasto con essa. L'idea si può in un certo qual modo definire come la parte immutabile, più profonda e vera di noi stessi, che rivela un antagonismo con la nostra individualità transeunte e peritura. Dunque, come si penetra la visione oggettiva dell'idea platonica? Abbiamo detto nell'arte, ed il suo tramite è il genio, che si eleva alla sua forma di conoscenza. L'arte è il mezzo di rappresentazione che ci materializza in una focalizzazione più perfetta l'idea platonica, in quanto non soggetta al mutamento del tempo e dello spazio, in quanto non più cosa materiale che nasce e perisce, ma cosa spirituale che rimane fissa ed eterna e sempre identica a sé medesima.
L'arte comunica verità durature e ci parla da un lontano passato e parlerà ad un lontano futuro. L'arte ci dice quello che vi è di essenziale e di universale nelle cose fra le diverse generazioni che si alternano nel mondo. Essenziale e universale, però, che bisogna distinguere dal concetto, perché anche il concetto astratto parla di cose universali, ma quest'ultimo è il materiale della scienza, una pura e vuota forma che in sé non scende al di sotto della superficie e ci lascia quasi freddi ed indifferenti. Mentre l'idea, al contrario, comunicabile attraverso l'arte, è una vera e propria visione universale interiore che noi percepiamo realmente come forma riempita di una sostanza reale nel nostro intimo. La visione superiore più perfetta, vedremo nel video prossimo dedicato, la si avrà nella morale, che diventa ascetica, e nella visione dell'amore, che ci porta verso la redenzione del mondo, ossia verso l'annullamento della materia, cioè verso il superamento della carne nella direzione dello spirito. Quest'ultima coscienza ci dirà una cosa sola, che si manifesta in una forma duplice. Ci parlerà del dolore del mondo e dell'amore e porrà l'uomo in contrasto con la natura e con se stesso. In quanto tutta la natura si afferma in lui, ora, in virtù di questa elevata coscienza a cui l'uomo si innalza, egli opporrà un'aspra resistenza alla natura stessa e metterà in un confronto spietato, nude una di fronte all'altra, la sua natura carnale e l'aspirazione spirituale. Questo è quello che si verifica nel fenomeno della santità, realmente concretizzatosi nella storia, attraverso quegli inarrivabili personaggi come Buddha Sakyamuni, Cristo, San Francesco, Santa Chiara ed altri, autentici ed altissimi simboli e personificazione dell'ascesi mistica. Ora, Schopenhauer, nell'interpretare l'idea platonica, in un certo senso va oltre Platone stesso, poiché Platone utilizza indifferentemente i termini eidos ed ousia ad indicare la forma comune di tutti i concetti, mentre Schopenhauer interpreta l'idea in un modo differente e direi un po' più preciso di quanto non abbia fatto lo stesso Platone. Schopenhauer fa coincidere le idee di Platone con le forze della natura che si oggettivano in forme fisse, a gradi sempre più elevati e perfetti, partendo dalla massa planetaria per giungere fino all'uomo. Dunque egli le uniforma con quanto sta a fondo della natura, cioè con i gradi via via maggiori dell'oggettivazione della volontà. Di conseguenza egli le associa solo agli elementi della natura e le dissocia dalle cose artificiali e dai concetti della ragione, più di quanto non abbia fatto chiaramente Platone. Ma spieghiamo brevemente il concetto di idea in Platone. L'idea platonica sottintende un'uniformità naturale in cui alle diverse manifestazioni degli oggetti fa capo un'unica forma pura, o idea, che le accomuna tutte, in maniera simile a un modello o un archetipo. Platone colloca tutte le idee in un mondo distinto, il mondo iperuranio, da cui sgorgano come da una fonte per poi arrivare alla coscienza dell'umanità. Per Platone le idee hanno queste due caratteristiche. Esse sono il fondamento ontologico della realtà, costituiscono cioè il motivo che fa essere il mondo, e sono le forme con cui il demiurgo lo ha plasmato. Come conseguenza del primo punto, le idee sono anche il fondamento gnosiologico della realtà. Esse sono ciò che ci permette di pensare il mondo, costituiscono cioè il presupposto della conoscenza. Nelle idee consiste pertanto l'unione immediata di essere e pensiero,
che era stata enunciata la prima volta da Parmenide. Trovandosi tuttavia a dover conciliare la staticità di Parmenide col divenire di Eraclito o Eraclito, Platone le concepisce gerarchicamente da un minimo fino a un massimo di essere, per rendere ragione della molteplicità del mondo. In cima a tutte sta l'idea del bene, quella che possiede più propriamente l'essere. Platone attribuiva infatti alle idee una terza caratteristica. Esse sono un valore, in maniera simile al significato odierno di ideale o principio morale. Le idee sono il modello assoluto di riferimento per una vita saggia e giusta, e questo vale non solo in ambito etico, ma anche in quello estetico, poiché esse rappresentano la qualità somma di ogni oggetto terreno. Mentre nel mondo sensibile queste qualità sussistono solo come predicati o attributi delle singole realtà, per cui ad esempio si considera bello un quadro, vero e un enunciato, buona una condotta, nel mondo iperuranio le idee costituiscono il vero in sé, il buono in sé, il bello in sé, di cui quelle realtà sono semplici partecipazioni. Via via che si sale nella gerarchia, ad ogni aumento di essere corrisponde un aumento di valore. Poiché le idee sono anche il fine e la destinazione di ogni entità empirica, compito della filosofia è risalire dai dati sensibili fino alle idee, che si trovano ad un livello trascendente rispetto a quelli, nel senso che superano la loro particolarità transitoria e relativa. Le idee, infatti, sono la realtà compiuta, l'essere in sé e per sé, e sono perciò assolute, perché sussistono autonomamente e indipendentemente dagli oggetti del mondo fenomenico. Questi ultimi, invece, esistono solo in relazione alle idee e sono pertanto relativi, essendo mescolati al non essere. Ora, per Platone, lo strumento di elevazione è la dialettica, che, permettendo il raffronto tra diverse realtà, rende possibile il sapere che delle idee è emanazione. Così, ad esempio, bianco e nero rimangono termini contrapposti e molteplici sul piano sensibile. Tuttavia, è solo cogliendo questa differenza di termini che si può risalire al loro fondamento e comune denominatore, cioè all'idea di colore. Non si può infatti avere coscienza del bianco senza conoscere il nero. Ma l'idea, in fin dei conti, resta comunque al di sopra della dialettica stessa, perché può essere colta solo con un atto di intuizione. Non è dimostrabile logicamente, né è ricavabile dall'esperienza. Quest'ultima svolge tuttavia una funzione importante, che è quella di anamnesis, cioè di risvegliare la reminiscenza o ricordo delle idee, le quali infatti si trovano già all'interno dell'anima, come dice Platone, e sono perciò innate. L'uomo non le cercherebbe con tanto desiderio se non le avesse già viste con gli occhi dell'anima, prima di nascere. Le idee platoniche costituiscono quindi un sapere interiore, corrispettivo sotto molti aspetti al daimon socratico. Tale contemplazione è sempre imperfetta nella dimensione del mondo sensibile, dominata dalla materia, che, in quanto priva di essere, è un semplice non essere. L'uomo si trova a metà strada tra questi due estremi. Mentre le idee sono in sé e per sé, come realtà indipendente ed assoluta, appunto perché sciolta da ogni altra, non essendo relative ad altro da sé, l'uomo invece è calato nell'esistenza, cioè è fuori. L'esistenza per Platone è una dimensione ontologica che non ha l'essere vero e proprio, ma esiste solo in quanto è subordinata ad un essere superiore. Egli la paragona ad un ponte sospeso tra essere e non essere. L'uomo è dilaniato così da una duplice natura. Da un lato avverte il richiamo del mondo iperuranio, in cui risiede la dimensione più vera dell'essere, quella eterna, immutabile e incorruttibile, ma dall'altro si accorge che il suo essere è inevitabilmente soggetto alla contingenza, al divenire e alla morte, cioè al non essere. Questa duplicità umana è vissuta dallo stesso Platone poco in maniera ottimista e con toni decisamente molto pessimisti. Da ciò deriva il suo disprezzo, così come quello dei platonici per il corpo. Platone più volte nei dialoghi gioca con l'assonanza di parole sema-soma,
ossia tomba, corpo, il corpo come tomba dell'anima. Ora Schopenhauer, dunque, la dottrina delle idee la fa allontanare da questa che abbiamo ora spiegata di Platone, sebbene non propriamente nel suo significato profondo, ma più specificamente nel modo di esporla. Se Platone non la distingueva dai concetti astratti e sovente la confondeva con essi, come nel Fedone, per esempio, col concetto di uguale e gli oggetti della geometria e della matematica, Schopenhauer la distingue da tali oggetti e la pone decisamente su un piano interiore. Egli parte da alcuni punti in cui Platone non la identifica con gli oggetti dell'arte, anzi la oppone ad essi, come per esempio c'è un passo nella Repubblica, il decimo libro della Repubblica, dove Platone stesso dice che l'oggetto che l'arte bella vuol rappresentare, cioè il modello della pittura e della poesia, non è l'idea, bensì la cosa singola. Ecco, parte da questo e da altre affermazioni simili per rimarcare la differenza con il significato attribuitole dal filosofo greco. Schopenhauer infatti dice, all'opposto, che è proprio l'arte, l'arte bella, nelle sue varie rappresentazioni, ad essere il veicolo che ci apre quella visione interiore e costituisce la forma di comunicazione più potente dell'idea universale e non della cosa singola. Ciascun fenomeno di un'idea, essendo questa come tale spirata nella forma del principio di ragione o nel principium individuationis, si rappresenta nella materia come qualità di questa. In questo senso è dunque la materia l'anello di congiunzione tra l'idea e il principium individuationis, il quale è la forma della conoscenza individuale, ossia il principio di ragione. Quindi giustamente Platone, nel Timeo, ha posto accanto all'idea e al suo fenomeno, che è la cosa singola, i quali entrambi comprendono tutte le cose del mondo, ancora la materia come terzo elemento diverso da quelli. Schopenhauer dunque dice con precisione che tutte le forze della natura, insieme ai gradi determinati dell'oggettivazione della volontà, manifestano ognuna un'idea nel senso platonico, la quale idea si palesa con chiarezza e compiutezza, di grado in grado più alta, nei fenomeni più chiari della volontà, fino all'uomo, nel quale, insieme a tutti gli animali, l'essenza della volontà entra nella rappresentazione, per presentarsi come oggetto. In codesti gradi si riconoscono le idee di Platone, in quanto essi gradi sono appunto le specie determinate o le originarie, immutabili forme e proprietà di tutti i corpi naturali, sia inorganici che organici, come anche sono le forze universali manifestantesi secondo leggi di natura. Tali idee in complesso si presentano dunque in individui e fenomeni singoli innumerevoli, stando di fronte ad essi come modelli di fronte a copie. La molteplicità di codesti individui può essere rappresentata solo mediante tempo e spazio, il loro nascere e perire solo mediante causalità, nelle quali forme tutte noi non vediamo se non differenti modi del principio di ragione, che è il principio ultimo di ogni cosa finita, di ogni individuazione, nonché la forma generale della rappresentazione, come essa penetra nella conoscenza dell'individuo in quanto tale. L'idea, invece, non rientra in quel principio, non le tocca quindi né molteplicità né mutamento. Mentre gli individui nei quali essa si presenta sono innumerevoli e nascono e periscono senza posa, l'idea resta immutata, sempre una ed identica, né il principio di ragione ha valore per lei. Ma poiché questo
è la forma a cui va sottomessa tutta la conoscenza del soggetto, in quanto esso conosce come individuo, vengono anche le idee a trovarsi affatto fuori dalla sfera della conoscenza dell'individuo. Se quindi si vuole che le idee diventino oggetto della conoscenza, questo può accadere solo col sopprimere l'individualità nel soggetto conoscente. Tutte le considerazioni sull'arte svolte da Schopenhauer hanno sempre per base la verità che suo oggetto, la cui rappresentazione è lo scopo dell'artista e la cui conoscenza deve quindi precedere come germe e principio l'opera di lui, è un'idea nel senso platonico e nient'altro. Non la cosa singola, oggetto della comune percezione, né tantomeno il concetto che è l'oggetto del pensare razionale e della scienza. Sebbene idea e concetto abbiano in comune qualcosa, rappresentando l'una e l'altro come unità, una pluralità di cose reali, devono essere tuttavia tenuti distinti più di quanto Platone non abbia fatto, il quale ci presenta in taluni tra i suoi esempi di idee e tra i suoi chiarimenti in proposito ciò che può essere applicato soltanto a concetti. Il concetto è astratto, discorsivo, affatto indeterminato entro la propria sfera, determinato solo nei confini della medesima. Raggiungibile e afferrabile da ciascuno con la ragione, comunicabile in parole senza altra mediazione, tutto esaurito dalla propria definizione. L'idea, invece, che al più va definita come adeguata rappresentante del concetto, è del tutto intuitiva e, sebbene rappresenti un'infinità di singole cose, è tuttavia ben determinata. Dall'individuo come tale non è mai conosciuta, ma solo da quelli che si elevano sopra ogni volere e ogni individualità, a puro soggetto del conoscere. Quindi a lei perviene solamente il genio e, in secondo luogo, chi si trovi in una disposizione geniale, mediante un innalzamento della sua pura forza conoscitiva, il più delle volte prodotta dalle opere del genio. L'idea non è quindi comunicabile in sé, ma solo condizionatamente, in quanto l'idea percepita e riprodotta nell'opera d'arte parla a ciascuno secondo la misura del suo valore intellettuale. Perciò, proprio le più eccellenti opere di ogni arte, i più nobili prodotti dal genio, devono, per l'ottusa maggioranza degli uomini, rimanere libri chiusi in eterno e ad essa inaccessibili, separati da un largo abisso, poiché di regola per riconoscere e ammettere spontaneamente e liberamente il valore altrui, bisogna averne del proprio. L'idea è l'unità infranta nella pluralità, secondo la forma temporale e causale della nostra apprensione intuitiva. Il concetto, invece, è l'unità dalla pluralità novellamente ricostituita, mediante il procedere astratto della nostra ragione. Dunque il concetto si può chiamare unitas post rem e l'idea unitas ante rem. Da ultimo, la differenza tra concetto e idea si può ancora indicare con un paragone, dicendo che il concetto somiglia a una inerte custodia, nella quale effettivamente viene a giustapporsi ogni cosa che vi si ponga, ma da cui nulla può essere tolto mediante giudizi analitici più di quanto vi sia posto mediante riflessione sintetica. L'idea, invece, sviluppa in coloro i quali l'hanno afferrata rappresentazioni che sono nuove in rapporto al concetto omonimo. Dunque somiglia ad un organismo vivente, dotato di forza generativa, il quale produce quel che non conteneva incastellato dentro di sé. Da tutto ciò risulta che il concetto, per quanto sia giovevole alla vita, per quanto utile, necessario e fecondo alla scienza, è in eterno sterile per l'arte. Vera e autentica sorgente di ogni genuina opera d'arte è la percezione dell'idea. Nella sua robusta originalità viene ella attinta unicamente dalla vita medesima, dalla natura, dal mondo e unicamente anche per mezzo del genio vero o di chi sia per quell'attimo asceso fino a raggiungere la genialità. Solo da questa diretta concezione nascono i grandi capolavori che recano in sé vita immortale. Appunto perché l'idea è intuitiva e tale rimane, l'artista non è consapevole in astratto dell'intenzione e della meta a cui tende la sua opera. Non un concetto, ma un'idea gli fluttua davanti,
perciò non può render conto del suo operare. Lavora, come si suol dire, di puro sentimento e inconsapevolmente, anzi per istinto. Il grande Federico Fellini è stato un esempio vivente di codesta verità. Viceversa, imitatori, artefici di maniera, procedono nell'arte muovendo dal concetto, prendono nota di ciò che nelle vere opere d'arte piace e commuove, se lo rendono chiaro, lo afferrano in forma di concetto o astrattamente e lo imitano, infine in modo aperto o palese, con avveduta intenzione. Succhiano il loro nutrimento simili a piante parassite da opere altrui e, simili a polipi, prendono il colore di ciò che mangiano. Anzi, andando innanzi con i paragoni, si potrebbe affermare che essi somigliano a macchine, le quali perfettamente tritino e frammischino quanto vi si getta dentro, ma senza poterlo mai digerire, sicché i diversi componenti si possono sempre ritrovare, tirar fuori dalla miscela ed isolare. Mentre il genio somiglierebbe invece all'organismo che assimila, trasforma e produce. Il genio viene sì educato e formato dai predecessori e dalle loro opere, ma la vita e il mondo stesso direttamente lo fecondano con l'intuizione. Perciò anche una ricchissima cultura non può recar danno alla sua originalità. Tutti gli imitatori, tutti i manieristi, percepiscono in forma di concetto astratto l'essenza dei capolavori altrui, ma concetti non possono mai dar vita intera ad un'opera. I contemporanei, ossia l'opaca folla di ogni generazione, non conoscono anch'essi altro che concetti e vi si attaccano e accolgono quindi le opere manierate con rapido ed alto plauso. Ma le stesse opere sono, dopo brevi anni, già indigeste, perché lo spirito del tempo, vale a dire i concetti dominanti, in cui quelle avevano la loro unica base, è mutato. Soltanto le vere opere d'arte, le quali dalla natura, dalla vita sono direttamente ispirate, rimangono come queste perennemente giovani e poderose in eterno. Infatti non appartengono ad una data epoca, ma all'umanità, e come perciò appunto dal loro proprio tempo a cui disdegnarono di conformarsi furono tiepidamente accolte e, svelando in modo indiretto e negativo gli errori di quello, furono tardi e controvoglia riconosciute, così in compenso non possono invecchiare e, ancora nei tempi più lontani, parlano con voce fresca e sempre giovane, non più esposte a venir trascurate o misconosciute, ma immutabilmente coronate e sanzionate dal plauso delle poche teste capaci di giudicare, le quali compaiono isolate e rare nei secoli e depongono i loro voti, la cui somma lentamente crescendo serve di base a quell'autorità che sola costituisce il tribunale a cui si allude quando diciamo di fare appello alla posterità. Solo queste teste isolate formano il tribunale che successivamente sorge, perché la folla della posterità sarà e rimarrà in ogni tempo stolta e ottusa, come nel passato così nel presente. Si leggano i lamenti dei grandi spiriti in ogni secolo intorno ai loro contemporanei, sembrano scritti oggi, perché la razza è sempre la medesima. In ciascun tempo ed in ciascuna arte la maniera prende il posto del genio, che sempre è proprietà esclusiva di pochi. Ma la maniera è come il vecchio vestito smesso dalla più recente riconosciuta apparizione del genio. In conseguenza di tutto ciò, il plauso dei posteri non s'acquista di regola se non a costo del successo contemporaneo, e viceversa. Per questo ciò che ha successo non ha alcun valore, e ciò che ha valore non ha alcun successo. Quando le nubi trasvolano, le figure che esse formano non sono a loro essenziali.
sono anzi a loro indifferenti. Ma che le nubi, essendo vapore elastico, vengano dall'impeto del vento compresse, cacciate, dilatate, lacerate, questa è la loro natura, è l'essenza delle forze che in loro si oggettivano. È l'idea, mentre i loro mutevoli aspetti esistono soltanto per l'individuo osservatore. Al fiume che si infrange sui sassi, i gorghi, le onde, i disegni di spuma che esso fa vedere, sono indifferenti ed inessenziali, ma che esso obbedisca alla gravità e si comporti come liquido non elastico, mobilissimo, privo di forma, trasparente, questa è la sua essenza, questa è, se conosciuta intuitivamente, l'idea. Mentre solo per noi, finché noi conosciamo in quanto individui, esistono quelle forme. Parimenti, il ghiaccio sui vetri delle finestre si cristallizza secondo le leggi della cristallizzazione, le quali rivelano l'essenza della forza naturale qui manifestantesi. Queste rappresentano l'idea, ma gli alberi, i fiori che quel ghiaccio raffigura sono inessenziali ed esistono solo per noi. Ciò che nelle nubi, nel fiume, nel cristallo appare è il più debole riflesso di quella volontà che più compiuta nella pianta, più ancora nell'animale, compiutissima appare nell'uomo. Ma soltanto l'essenziale, in tutti quei gradi della sua oggettivazione, costituisce l'idea. Viceversa, lo spiegamento di questa, in quanto viene disgregata in fenomeni svariati e multilaterali nelle forme del principio di ragione, non è all'idea stessa essenziale, ma sta soltanto nel modo di conoscenza dell'individuo e ha unicamente per esso la realtà. Lo stesso vale necessariamente anche per lo spiegarsi di quell'idea che è la più compiuta oggettità della volontà, ossia dell'idea di uomo. Quindi, la storia del genere umano, la folla degli eventi, il mutar dei tempi, i molteplici aspetti della vita umana in paesi e secoli diversi, tutto questo non è se non la forma casuale presa dal fenomeno dell'idea e non appartiene all'idea, nella quale soltanto è l'adeguata oggettività della volontà, bensì al fenomeno che cade nella conoscenza dell'individuo ed è quindi all'idea tanto estraneo, inessenziale e indifferente quanto sono alle nubi le figure che esse rappresentano, oppure al fiume la forma dei suoi gorghi e delle sue spume, o al ghiaccio i suoi alberi e i suoi fiori. Per chi ha ben compreso questo e sa distinguere la volontà dall'idea, e questa dal suo fenomeno, gli eventi del mondo hanno un significato non già in sé e per sé, ma solo in quanto essi sono i segni dell'alfabeto mediante i quali si può leggere l'idea dell'uomo. Egli dunque non crederà col volgo che il tempo generi alcunché di veramente nuovo e significante, che per esso o in esso qualcosa di effettivamente reale pervenga ad esistere, o che il tempo medesimo abbia come un tutto principio e fine, norma e sviluppo, e per avventura tenda quasi ad estremo termine al massimo perfezionamento del genere ultimo venuto e vivente 30 anni, cioè dell'uomo. Perciò sarà lontano dall'istituire con Omero tutto un Olimpo pieno di dei a guida di quegli eventi temporali. Al filo degli eventi tiene dietro la storia, essa è pragmatica in quanto deduce quelli secondo la legge di motivazione, la quale legge determina la volontà manifestantesi dove questa è illuminata dalla conoscenza. Nei gradi inferiori della sua oggettità, dove ancora agisce senza conoscenza, è la scienza naturale, che studia come eziologia le leggi delle variazioni dei suoi fenomeni e, quanto è in essi permanente, studia come morfologia, la quale allevia il suo compito quasi infinito con l'aiuto dei concetti, raccogliendo il generale per ricavare il particolare. Infine, le semplici forme, nelle quali per la conoscenza del soggetto in quanto individuo appaiono le idee scisse nella pluralità, ossia tempo e spazio, sono studiate dalla matematica. Tutte queste, che hanno il nome comune di scienze, seguono il principio di ragione nei suoi vari atteggiamenti, e la materia loro è sempre il fenomeno, le sue leggi, i suoi nessi, i suoi rapporti che ne derivano. Ma qual maniera di conoscenza studia ciò che, stando fuori e indipendente da ogni relazione, è in verità la sola cosa essenziale del mondo, la vera sostanza dei suoi fenomeni, non soggetta a mutamento e quindi in ogni tempo con pari verità conosciuta,
in una parola, le idee, che sono l'immediata e adeguata oggettività della cosa in sé, della volontà, abbiamo già risposto che è l'arte, l'opera del genio. Essa riproduce le idee eterne, afferrate mediante pura contemplazione, l'essenziale e il permanente in tutti i fenomeni del mondo. Ed a seconda della materia in cui riproduce, sarà arte plastica, poesia o musica. Sua unica origine è la conoscenza delle idee, suo unico fine la comunicazione di questa conoscenza. Mentre la scienza, tenendo dietro all'incessante e instabile flusso di cause ed effetti manifestati in forma quadruplice, ad ogni meta raggiunta viene di nuovo sospinta sempre più lontano e non può mai arrivare ad un termine vero né ad un pieno appagamento, più di quanto si possa raggiungere correndo il punto in cui le nubi toccano l'orizzonte, l'arte all'opposto è sempre alla sua meta. Poiché essa strappa l'oggetto della sua contemplazione fuori dal corrente flusso del mondo e lo tiene isolato davanti a sé, e questo oggetto singolo, che era in quel flusso una infinitamente minima parte, diviene per lei un rappresentante del tutto, l'arte ferma la ruota del tempo. Svaniscono per lei le relazioni. Soltanto l'essenziale, l'idea, è il suo oggetto. Noi possiamo dunque senz'altro indicarla come il modo di considerare le cose indipendentemente dal principio di ragione, all'opposto della considerazione che appunto tiene conto di tale principio, la quale è la via dell'esperienza e della scienza. Quest'ultima maniera di considerazione va paragonata ad una linea orizzontale, corrente all'infinito, la prima invece alla verticale che la taglia in qualsivoglia punto. Quella che tiene dietro al principio di ragione è la maniera razionale che nella vita pratica, come nella scienza, sola vale e soccorre. Quella che prescinde dal contenuto del principio stesso è la maniera geniale, che sola vale e soccorre nell'arte. Solo mediante la pura contemplazione sopra descritta, che si assorbe intera nell'oggetto, vengono colte le idee. E l'essenza del genio sta appunto nella preponderante attitudine a tale contemplazione. E poiché questa richiede un pieno oblio della propria persona e dei suoi rapporti, ne viene che genialità non è altro se non la più completa oggettività, ossia direzione oggettiva dello spirito, contrapposta a quella soggettiva che tende alla propria persona, ossia alla propria volontà. Quindi genialità è l'attitudine a contenersi nella pura intuizione, a perdersi nell'intuizione, e la conoscenza, che in origine esiste soltanto al servizio della volontà, si sottrae a codesto servizio, ossia perde affatto di vista gli interessi della persona, per farsi chiaro occhio del mondo. Inoltre, gli oggetti reali della natura quasi sempre non sono che manchevoli esemplari dell'idea in loro manifestantesi. Quindi il genio ha bisogno della fantasia per vedere nelle cose non ciò che la natura ha in effetti formato, bensì ciò che ella si sforzava di formare, ma che, a causa della lotta delle sue forme fra loro, non è riuscita a compiere. Tuttavia va qui notata la restrizione che codesto stato tocca il genio per brevissimi momenti, cioè solo in quanto e mentre esso è veramente in atto di avere la conoscenza geniale. Quindi il genio, al di fuori di questa conoscenza, diventa assolutamente come tutti gli altri uomini, con i suoi pregi e i suoi difetti. La ripugnanza degli individui geniali a dirigere l'attenzione sul contenuto del principio di ragione si rivela dapprima rispetto al principio d'esistenza come ripugnanza per la matematica, la cui cognizione va alle forme più universali del fenomeno, ovvero al tempo e allo spazio, che per l'appunto non sono se non forme del principio di ragione, ed è quindi proprio l'opposto di quella cognizione che cerca viceversa il contenuto del fenomeno, cioè l'idea che si esprime dentro, prescindendo da ogni relazione. Inoltre, anche la trattazione logica della matematica ripugnerà al genio, perché questa, sbarrando la via alla vera e propria penetrazione intima della cosa, non appaga, bensì, presentando semplicemente una catena di sillogismi, secondo il principio di ragione di conoscenza, tra tutte le forze dello spirito occuperà prevalentemente la memoria,
per tenere ogni ora presenti le proposizioni anteriori a cui ci si riferisce. Anche l'esperienza ha confermato che grandi geni dell'arte non hanno alcuna attitudine per la matematica. Non è mai esistito un uomo eccellente in pari tempo nell'una e nell'altra. Con lo stesso motivo sovraindicato si spiega il fatto notissimo che, viceversa, eccellenti matematici hanno poca comprensione per le opere delle belle arti. Poiché inoltre un'acuta comprensione dei rapporti secondo la legge di causa ed effetto e motivazione costituisce l'intelligenza, mentre la conoscenza geniale non è rivolta alle relazioni, ne viene che un uomo intelligente, in quanto è tale, non ha genio, e l'uomo di genio, in quanto è tale, non è intelligente. Infine, la conoscenza intuitiva in genere, nel cui dominio esclusivo è l'idea, sta proprio di fronte alla conoscenza razionale o astratta, guidata dal principio di ragione del conoscere. È anche raro, come è noto, trovare grande genialità unita a predominante ragionevolezza, che, anzi al contrario, individui geniali sono spesso in preda ad effetti violenti ed irragionevoli passioni. E di ciò non è appunto causa debolezza di ragione, bensì in parte eccezionale energia di tutto il fenomeno della volontà che forma l'uomo di genio e che si manifesta con la vivacità di tutti gli atti volitivi, e in parte predominio della conoscenza intuitiva, mediante sensi e intelletto, sulla astratta. Quindi tendenza risoluta al campo intuitivo, l'espressione del quale, energica in sommo grado, di tanto supera negli uomini geniali i concetti incolori, che non più questi, bensì quella dirige l'azione divenuta appunto perciò irrazionale. E per conseguenza l'impressione del presente è su di loro potentissima, li trascina all'atto irragionevole, all'affetto e alla passione. Che genialità e pazzia abbiano un lato in cui confinano, anzi si confondono, fu osservato sovente e perfino l'estro poetico fu detto una specie di pazzia. Amabili insania lo chiama Orazio. E anche Platone esprime nel mito della caverna questo concetto e gli dice: coloro che fuori della caverna hanno contemplata la vera luce solare e le cose davvero esistenti, cioè le idee, non possono, rientrando nella caverna, più nulla vedere, perché i loro occhi hanno perduto l'abitudine dell'oscurità, né più sanno distinguere lì sotto le ombre, ed essi vengono perciò nei loro errori derisi dagli altri, che non sono mai usciti da questa caverna e da queste ombre. Egli dice anche, espressamente nel Fedro, che senza qualche follia non può esservi vero poeta, anzi che ciascuno, il quale nelle effimere cose conosca le idee eterne, appare quale folle. L'uomo comune è capace solo fugacemente di guardare le cose in maniera affatto disinteressata in ogni senso, ciò che costituisce la vera contemplazione. Può volgere alle cose la sua attenzione solo in quanto esse abbiano una qualche relazione, anche se molto indiretta, con la sua volontà. Poiché sotto questo riguardo è bastevole e anche più valido il concetto, non si indugia l'uomo comune nell'intuizione pura, e quindi non poggia a lungo lo sguardo sopra un oggetto, bensì egli cerca soltanto il concetto al quale la cosa va ricondotta. Perciò si sbriga di tutto così alla svelta, e di opere d'arte e di begli oggetti e dell'ogni ora significante spettacolo della vita in tutte le sue scene, egli non si indugia, cerca soltanto la sua strada nella vita, o anche per ogni caso tutto ciò che potrebbe essere un giorno la sua strada. L'uomo geniale, invece, si trattiene a considerare la vita di per sé stessa, si sforza di raggiungere l'idea in ogni cosa, e non già le relazioni di ciascuna con le altre. Perciò trascura sovente la considerazione del suo proprio cammino nella vita e lo percorre quindi più delle volte in modo abbastanza maldestro. Mentre per l'uomo comune il proprio patrimonio conoscitivo è la lanterna che illumina la strada, esso è per l'uomo geniale il sole che disvela il mondo. Questa dissimile maniera di guardare dentro la vita si fa presto visibile perfino dall'apparenza esterna dei due. Lo sguardo dell'uomo in cui il genio vive ed opera fa distinguere costui facilmente, perché vivace e fermo insieme. Ha il carattere della contemplazione, quale possiamo vedere nelle immagini delle poche teste geniali,
che la natura ha di quanto in quanto prodotto fra gli innumerevoli miliardi di uomini. Invece, nell'occhio dell'altro, quando non sia, come è spesso, opaco o insignificante, si osserva facilmente il vero contrapposto della contemplazione, ovvero il cercare. Per conseguenza, l'espressione geniale di una testa consiste nel palesarvisi un risoluto prevaler del conoscere sul volere, e quindi anche nell'esprimersi un conoscere senza alcuna relazione con un volere, ossia un puro conoscere. Viceversa, in uomini, nei quali predomina l'espressione del volere, si vede che il conoscere entra sempre in azione solo in seguito a spinta del volere, e perciò è sempre indirizzato secondo motivi. Sebbene dunque, come risulta dalla nostra esposizione, il genio consista nella capacità di conoscere le idee delle cose invece che i singoli oggetti, i quali soltanto nelle relazioni hanno la loro esistenza, e di essere di fronte alle idee il correlato stesso dell'idea, ossia non più un individuo, bensì un puro soggetto del conoscere, deve tuttavia questa capacità trovarsi in minore e diverso grado presso tutti gli uomini, poiché altrimenti sarebbero questi altrettanto incapaci di godere le opere d'arte, quanto di produrle, e in genere non possederebbero per il bello e l'elevato sensibilità alcuna. Anzi, queste parole non avrebbero per loro alcun significato. Dobbiamo dunque ammettere, come esistente in tutti gli uomini, quel potere di conoscere nelle cose le idee rispettive e spogliarsi così per un istante della loro personalità. Il genio dunque avrebbe di fronte ad essi solo il vantaggio di possedere in maggior grado e più durevolmente quel modo di conoscere. Vantaggio che gli permette così di mantenere in questa conoscenza la riflessione necessaria per riprodurre a volontà in un'opera ciò che ha conosciuto in tal modo, e codessa riproduzione è l'opera d'arte. Con l'opera d'arte il genio comunica agli altri l'idea percepita. L'idea dunque rimane immutata ed identica, uno e identico è anche il piacere estetico, sia esso prodotto da un'opera d'arte o direttamente dall'intuizione della natura e della vita. L'opera d'arte è semplicemente un mezzo per rendere più facile quella conoscenza in cui consiste il piacere estetico. Lo svelarsi a noi dell'idea meglio nell'opera d'arte che non direttamente dalla natura e dalla realtà dipende dal fatto che l'artista l'ha isolata dalla realtà, tralasciando ogni causalità perturbatrice. L'artista ci fa guardare attraverso i suoi occhi dentro al mondo. L'aver questi occhi conosciuto l'essenziale nelle cose, ciò che sta fuori di ogni relazione, è proprio il dono del genio. La qualità innata, ma l'essere in grado di comunicare anche a noi questo dono, dare a noi i suoi occhi, è la qualità acquisita, la tecnica dell'arte. Bene, con tutte queste considerazioni spero di aver chiarito di quale genere e quanto grande sia la parte che nel piacere estetico ha la condizione soggettiva di esso, cioè la liberazione del conoscere dal servizio della volontà, l'oblio di se stesso in quanto individuo e l'elevazione della conoscenza a puro soggetto libero da volontà fuori dal tempo da ogni relazione. Con questo aspetto soggettivo della contemplazione estetica si presenta ogni ora congiunto, qual necessario correlato, l'aspetto oggettivo di quella, la percezione intuitiva dell'idea platonica, la vera e autentica conoscenza oggettiva, tale che i due elementi non si distinguono più, essendo essi una e medesima cosa. Se dunque Schopenhauer spiega la volontà come la cosa in sé,
e l'idea invece come la diretta oggettività di quella volontà in un grado determinato, veniamo a trovare che la cosa in sé di Kant e l'idea di Platone, la quale per lui è l'unico essere, questi due grandi oscuri paradossi dei due maggiori filosofi dell'Occidente, pur non essendo del tutto identici, sono non di meno strettamente affini e distinti per una sola determinazione. I due grandi paradossi sono addirittura, appunto per il fatto di suonare in modo tanto diverso, malgrado la loro intima concordanza e parentela, a causa della straordinaria differenza tra le individualità dei loro autori, il miglior commento reciproco l'uno dell'altro, rassomigliando a due strade affatto diverse che pur conducono alla medesima meta. Questo si può chiarire con poco. Kant dice, nella sostanza, tempo, spazio e causalità non sono determinazioni della cosa in sé, bensì appartengono solamente al suo fenomeno, non altro essendo se non forme della nostra conoscenza. Ma poiché ogni pluralità ed ogni principio e fine è possibile solo mediante tempo, spazio e causalità, ne deriva che anche pluralità, principio e fine si riferiscono esclusivamente al fenomeno e non mai alla cosa in sé. Ed essendo la nostra conoscenza sotto condizione di quelle forme, ne viene che l'esperienza tutta intera è sempre è solo conoscenza del fenomeno e non della cosa in sé. Quindi non possono le sue leggi aver valore per la cosa in sé. Ciò si estende perfino al nostro proprio io, che noi conosciamo soltanto come fenomeno e non quale può essere in se stesso. Questo è, sotto l'importante rispetto qui preso in esame, il significato ed il contenuto della dottrina kantiana. Platone invece dice: le cose di questo mondo, che i nostri sensi percepiscono, non hanno nessuna vera consistenza. Esse divengono sempre, ma non sono mai. Hanno un'esistenza appena relativa, esistono soltanto nelle loro reciproche relazioni e per il loro rapporto reciproco. Tutto il loro essere può così chiamarsi, con ugual ragione, un non essere. Non sono quindi neppure oggetto di una vera e propria conoscenza, potendosi aver conoscenza solo di ciò che esiste in sé e per sé, e sempre allo stesso modo, mentre esse non sono se non l'oggetto di una opinione provocata per mezzo della sensazione. Fin quando restiamo vincolati alla loro percezione, rassomigliamo a uomini i quali stanno in una caverna oscura, così strettamente legati da non poter nemmeno volgere il capo, i quali null'altro vedono, alla luce di un fuoco acceso dietro di loro, se non le ombre riflesse sulla parete antistante, di oggetti reali fatti passare tra loro medesimi ed il fuoco. Ed anche di se stesso o dei compagni, ciascuno vede soltanto l'ombra su quella parete. Tutta la loro sapienza starebbe nel predire l'ordine di successione appreso per esperienza di quelle ombre. Ciò che invece può essere chiamato un vero essere, perché sempre è e non mai comincia né finisce, sono gli enti reali di quelle ombre, sono le idee eterne, le forme prime di tutte le cose. Quelle non hanno pluralità, perché ciascuna è per sua essenza unica, essendo ella il prototipo del quale sono riproduzioni oppure ombre tutte le omonime singole cose periture. Né tocca loro un principio o una fine, poiché esse sono veramente e non cominciano e non finiscono come i loro riflessi evanescenti. In entrambe queste determinazioni negative è di necessità sottintesa la premessa che tempo, spazio e causalità non abbiano per le idee significato alcuno e né alcun valore, e che le idee non stiano entro tali forme. Delle idee soltanto si ha quindi vera e propria conoscenza, potendo di questa essere oggetto solo ciò che perennemente è sotto ogni aspetto. Non ciò che ora è e domani non è, secondo il punto di vista da cui lo si considera. Dunque è la aletheia contrapposta alla doxa di cui aveva già parlato Parmenide. Questa è la dottrina di Platone. Risulta evidente, e non richiede ulteriore spiegazione, che l'intimo senso delle due dottrine è identico, che l'una e l'altra prendono il mondo visibile per un'apparenza, la quale in sé è nulla ed acquista significato e realtà riflessa solo da ciò che in lei si esprime, ovvero per Kant la cosa in sé e per Platone l'idea.
E da questa unica verace essenza sono affatto estranee, secondo entrambe le dottrine, tutte le forme dei fenomeni, anche le più universali e sostanziali. Per negare codeste forme, Kant le ha direttamente assunte in espressioni astratte e, senza altro tempo, spazio e causalità, ha riconosciuto non appartenenti alla cosa in sé, quali semplici forme dei fenomeni. Platone invece non è pervenuto fino all'ultima espressione e le sue idee ha solo in modo indiretto mostrate prive di quelle forme, negando loro ciò che unicamente per mezzo delle forme stesse diventa possibile, ossia pluralità dell'identico, nascita e morte. Il tempo è semplicemente l'immagine divisa e spezzettata che un essere individuale ha delle idee, le quali stanno fuori del tempo e sono quindi eterne. Perciò Platone dice del tempo che è una mossa, immagine dell'eternità. Conoscere in genere appartiene esso medesimo all'oggettivazione della volontà nel suo grado più alto, e la sensibilità, i nervi, il cervello non sono appunto, come altre parti dell'essere organico, se non espressione della volontà in questo grado della sua oggettità. Quindi la rappresentazione sorta per loro mezzo è anch'essa parimenti destinata al servizio di quella volontà, come un mezzo per il conseguimento dei suoi fini, fattisi complicati per la conservazione di un essere avente molteplici bisogni. In origine, dunque, e per natura, la conoscenza è in tutto al servizio della volontà. Ciò che distingue le scienze dalla conoscenza comune è soltanto la loro forma, il carattere sistematico, l'alleviamento del conoscere raggiunto con ridurre ogni caso singolo analizzato all'universale, mediante la subordinazione dei concetti, e ottenendo così la piena compiutezza. Ogni relazione ha pur essa un'esistenza solamente relativa. Per esempio, ogni essere nel tempo è anche un non essere, perché il tempo non è, per l'appunto, se non ciò attraverso il quale a un medesimo oggetto possono toccare determinazioni opposte. Quindi ogni fenomeno nel tempo è e non è, poiché ciò che separa il suo principio dalla sua fine non è se non il tempo, ossia alcunché di evanescente, inconsistente e relativo, chiamato in questo caso durata. Il conoscere del genio, abbiamo visto, è invece un conoscere che si verifica in momenti particolari, quando si produce in esso la spinta alla contemplazione delle idee. Perciò è dunque un conoscere sovrabbondante e non previsto dalla natura, quasi un conoscere sovrumano, e perciò raro. Dunque, la conoscenza delle idee, attraverso l'arte, che solo l'uomo può produrre e a cui solo l'uomo può elevarsi, è da considerarsi una sorta di miracolo e certamente una rivelazione di quel fulgido lampo di luce divina che squarcia le tenebre della nostra esistenza. L'arte ci innalza dalle miserie della vita, ce le fa conoscere nel suo significato intimo, ci mostra il suo volto interiore e quasi ci guida verso una meta superiore. Ora, dopo aver esposto qui l'intima natura della conoscenza estetica, nel video successivo faremo dapprima l'esame filosofico del bello e del sublime, dove considereremo cioè quel che accade nell'uomo quando il bello e il sublime lo toccano. Vedremo poi che il fatto che questa commozione egli l'attinga direttamente dalla natura, dalla vita, oppure ne sia partecipe solo per mezzo dell'arte, non costituisce un'essenziale differenza. Esamineremo poi il significato profondo di tutte le belle arti, dall'architettura alla pittura, dalla poesia al dramma ed infine alla musica. Grazie.